Buon giovedì, amici telespettatori di Canale 2 C'è, cominciamo il nostro appuntamento odierno. Il momento è difficile, inutile starlo a ricordare. Facciamo un riepilogo delle puntate, un riassunto delle puntate precedenti. Il Covid, la guerra e ora siamo alle prese con la chiusura di tantissime aziende per difficoltà economiche, ma anche le famiglie stanno soffrendo alla grande perché c'è un problema che riguarda l'aumento dei costi di energia elettrica e di gas, di metano soprattutto, quello che arriva, ci arrivava dalla Russia. Ora, di preciso, non si capisce quali siano stati i meccanismi, ne parliamo spesso, anche alle TV nazionali si sente parlare di questi argomenti, ma una cosa è certa, che non ce la facciamo più, e parlo a nome di tutte quelle aziende, tutte, che si stanno vedendo recapitare bollette incredibili e i costi di conseguenza di quelle imprese che rimangono, i costi aumentano e quindi i prodotti vengono passati a prezzi superiori. Una notizia che abbiamo lanciato qualche giorno fa durante un'intervista è che ci sarebbe stato un probabile aumento del costo del pane. Voi sapete, il pane di Altamura è un prodotto di eccellenza che viene esportato, il pane DOP, chiamiamolo come vogliamo, pane di Altamura, pane DOP, io non faccio granché di differenza, parlo piuttosto della qualità di questo pane, bisogna capire invece la qualità quando andiamo a comprare certi prodotti. E che succede? Che tra qualche giorno ci è stato annunciato che ci sarà un aumento. E allora oggi parliamo proprio del pane di Altamura, ne parliamo con due addetti del settore che tra l'altro da qualche giorno, e questa è una bella notizia, hanno fondato una nuova associazione che si chiama APA, Associazione Panificatori Altamura, che ora insomma, ci racconteranno che cosa prevede questa associazione, perché si sono messi insieme. Parto dal suo presidente, che è il signor, nonché maestro, Nicola Anselmo, che è qui con noi, vecchia conoscenza di Canale 2, non è la prima volta che è qui. Grazie, no, non è la prima volta, sono venuto spesso qua da Canale 2. E abbiamo parlato di questi argomenti. Sono stato sempre accolto bene da... noi lo facciamo con tutti, abbiamo questo. Ti ringrazio anche per questa opportunità che ci dai per comunicare sia l'associazione, mi dispiace forse... una notizia cattiva è quella buona, si dice sempre, quindi abbiamo sia quella buona che quella cattiva. Va bene, e ora invece vi presento Maddalena Pignatelli, che è consigliera di questa, una delle consigliere di questa associazione di Altamura. Buonasera, grazie, per me invece è la prima volta davanti alle telecamere. Però appunto, spero di metterla a suo agio. Sì, molto. Allora, veniamo a noi. Questa associazione nasce proprio recentemente, dobbiamo dire. Da settembre. Ecco, qual è l'idea? Perché è nata questa associazione? È nata intanto per un'inclusione. Secondo me la nostra categoria è stata sempre una categoria un po' strana, diciamo. Siamo stati sempre uno contro l'altro. Però io l'ho voluta fortemente perché penso che qualcosa di buono ci sta in noi, quindi abbiamo creato un gruppo, siamo una ventina, con degli obiettivi comuni più che altro, che sono tanti. Cioè, voi avete sempre pensato a lavorare e non avete mai avuto il tempo di mettervi insieme, non avete mai deciso di mettervi insieme per... anche per discutere, per le criticità, oppure... tante cose, ed è bello, abbiamo fatto degli eventi insieme come Morgia Morsi che recentemente siamo stati 7-8 panificatori insieme e la gente che veniva quando non guardava ci credeva, non ci e noi ci rincuorava perché quando guardava noi dice c'è lui, c'è quella, dice stiamo bene perché ci hanno classificati come eccellenze di Altamura. Ah, ecco. Quindi abbiamo percepito questo, quindi ci, ci rallegra, ci fa piacere. Bene. Quindi diciamo che
siamo quasi l'eccellenza di Altamura spremuta. Poi tra l'altro quando si sta insieme sì. Le associazioni fanno sempre bene, non si possono condannare mai. L'unione fa la forza. Certo, ma poi anche per comunicare alla gente, far sì. Sapere le cose, avere un'idea comune, tirare fuori i propri problemi, insomma è importante. Tra l'altro credo, se non ricordo male, parliamo di un forno elettrico. Sì, per forno quanto... elettrico, forno a legna, sì. Elettrico. Sì. E poi invece Maddalena Pignatelli, principalmente voi sì, lavorate sul forno sì. A legna, però anche voi avete avuto delle ripercussioni certo, notevoli. Comunque... Cos'è accaduto? A parte l'aumento di tutte le materie prime, ok, la farina, l'olio, le uova, cioè le parlo di tutti gli ingredienti che usiamo al panificio, hanno avuto tutti aumenti, ma anche la bolletta, perché comunque i negozi, ma cioè anche se certo. A legna abbiamo la luce, c'è l'energia elettrica, c'è l'energia elettrica, cioè nei macchinari, c'è il frigo, c'è le impastatrici, quindi comunque ok, non avrò avuto il bollettone che hanno avuto i forni elettrici o a gas soprattutto. Però i miei aumenti li ho avuti comunque, quindi... Sono dimensionati a quella che è la dimensione. Okay, certo non è gratis e sicuramente quest'anno ci sarà un ulteriore aumento anche sulla legna, perché viene almeno quella che prendiamo noi da Lauria e vanno col terra a prenderla, quindi cioè, mettono la benzina è aumentata, di conseguenza anche la legna aumenterà. Questo è poco ma sicuro. Quindi voi... abbiamo lanciato questo argomento qualche giorno fa, avete deciso che sì. Praticamente con i costi non ci state più, avete necessità di aumentare, il costo sì. Purtroppo stavamo un po' mantenendo, ma i rincari ci sono all'ordine del giorno, cioè ogni giorno rincara tutto, cioè, è diventato impossibile, quindi... Parliamo delle materie prime perché per l'energia elettrica il grano adesso doveva abbassare, però per fare la farina ci vuole l'energia elettrica, certo. E sono costretto a rimanere, non dico che aumenterà, spero di no, se no siamo adesso, ritorneremo. Ma il grano rispetto all'anno scorso? È raddoppiato quasi, e rimane da raddoppiato, diciamo che si è stabilizzato, almeno il grano. Da un po' di tempo è stabilizzato, però le utenze non è al 10%, prima era un 10%, ci spaventava, adesso è al 100% alla volta, quindi una bolletta da 2.000 è arrivata a 7.000, non è facile. Quindi l'anno scorso lei ha pagato diciamo 2.000 euro, adesso pago 7.000. Caspita. Non è, cioè, se avessi 5.000 euro. Successo 5.000 la stessa cosa anche al mese, io, miliardario, diciamo, non lo so. È vero che magari qualcuno si permette di. Però è comunque un lavoro sacrificante. Anzi, a parer mio, scusa Arturo, se, secondo me il pane di Altamura, il pane nostro, 4 euro, doveva costare prima degli aumenti, per come la penso io. Qua stiamo parlando non solo del pane. Il pane è quello principale, il principe, diciamo, l'alimento principale, diciamo, ma l'aumento è su tutto che stiamo facendo. Certo. Quindi la guerra si fa sul pane, però noi è su tutto. Quindi avete deciso di, a malincuore suppongo, certo. di fare un aumento, quindi lo diciamo ai nostri telespettatori. Dalla cifra che oggi si paga si passerà a, perché ognuno di voi ha tariffe diverse suppongo, sì, no? Perché sì. Appunto non esiste cartello, cioè ognuno è comunque libero nella sua attività di vendere il pane a quanto vuole. Noi ad oggi lo diamo a 3 euro ed è previsto questo aumento di 50 centesimi a chilo. Quindi questo da lunedì, una gran parte di una noi, gran parte da lunedì. Non tutti però una gran parte. Aumenteremo. Non, cioè non è cartello, io penso che se va in regola con i dipendenti, i contributi, le tasse, le materie prime, cioè devi adeguarti, siete perché trovati... se non ti adegui non devi pagare qualcuno, diciamo. Vi siete trovati di fronte a una scelta, cioè se chiudere di fronte a questi, certo, a questi aumenti? Certo, tempo fa su Facebook avevo fatto un post appunto dove diceva in questa occasione che si fa? La qualità, aumentare o chiudere. Queste sono le tre strade. Grazie a Dio, diciamo. Le risposte hanno detto aumenta, quindi non vuole nemmeno che abbassiamo la qualità. Certo.
non ci vuole niente. Anche perché in giro ci sono prezzi inferiori, non voglio dubitare della qualità, quindi uno è libero di scegliere e spendere meno. No, tra l'altro può darsi pure che altri hanno trovato soluzioni diverse per i costi, non si può criticare. Ce ne sono tante soluzioni, basta. Io sono per la diversificazione del mercato, cioè ognuno applica la tariffa che ritiene, grazie a Dio. Sta a lui capire se sta dentro con i costi o meno, cioè poi il mercato è quello che decide se devi rimanere in piedi o meno. Grazie a Dio il nostro lavoro è un lavoro artigianale, quindi ognuno lo fa a modo proprio, quindi la persona sceglie, spero che scelga qualità e che piace il prodotto, e non vieni solo perché devono risparmiare, perché la qualità non la passerò mai. Io no, nella vita mia, per esempio, per fare della focaccia, sta pure chi per risparmiare usa l'olio di Sansa, che c'è una differenza di un paio d'euro. Che pomodoro è mio. Io ai miei figli ho detto: non vi azzardate a prendere quell'olio, perché è proprio nella nostra filosofia. La qualità deve essere sempre. Cioè, ho insegnato ai miei figli ad usare, cioè, prima la qualità. Beh, stiamo parlando del pane, ma anche le focacce, per esempio, i biscotti. Certo, perché proprio come lì c'è, là abbiamo avuto ora gli aumenti maggiori sull'olio, che negli ultimi forse 6 mesi è aumentato anche di un paio d'euro, se non sbaglio. I pomodori adesso che arriverà l'inverno, adesso d'estate, io mi ricordo quando ho aperto nel 94, andavano a 200 lire, 300 lire, 500 lire. Adesso d'estate che c'è la raccolta a 2 euro, ed inverno quelli che devono mettere i pomodori nelle serre dovranno usare le utenze. Quindi certo. Quando arriverà il pomodoro? Fate uso di gas metano? Sì, anche. E anche lì ci sono stati. Parecchi forni. Ecco, ma critica. Sono quelli che stanno soffrendo appunto ora maggiormente, sicuramente. Il problema però è, ora io penso a quanti ci stanno seguendo da casa, pensionati, chi monoreddito, quasi tutti siamo monoreddito, non è che nelle famiglie ci stanno due stipendi, ma giusto qualche eccezione. Come si fa a spiegare a un pensionato che ora il pane costerà ancora di più? Questo mi domando, perché voi avete ragione, però forse il pensionato insegnerà ai giovani come usare il pane. Perché prima il pane lo trovavi per strada, tu andavi a footing, trovavi il pane per strada. Mi sa che adesso verranno un giorno sì, un giorno no, perché se non finisce, ed è giusto così. Come già succede. Cioè, diciamo che questo periodo insegnerà anche alla gente a consumare come si deve. Bravo. Misurata, sarà a discapito nostro, però più consapevole, ecco, usiamo questo, sicuramente ci sarà un calo tempo, perché la gente prevederà come fare, quindi non butterà più, invece di buttarlo farà la cialda, farà la bruschetta, farà la mollica fritta, insomma, lo metterà in frigo e lo utilizzerà dopo. Non si butta niente, se tu vuoi non si butta niente, quindi è da festa buttare il pane. L'importante è mantenere la qualità. Il pane, 3,50 euro, mangia comunque una famiglia. Bravo. Numerosa, non una famiglia di 2 persone, perché la famiglia di 2 persone viene a comprare il quartino, neanche prende il chilo. E invece alla fine, se vogliamo paragonare anche, non so, quest'estate, il bambino alle giostre, un giro alle giostre 5 euro, qua parliamo di un chilo di pane, cioè che dà sostentamento. Però, certo, lo so, detto è difficile, così, perché io, mamma pensionata, cioè, lo so, è difficile, io mi auguro che il governo che si insiederà prenda provvedimenti anche ad aumentare appunto anche in busta paga, perché poi dicono gli stipendi non aumentano mai, certo. Ma io metto ora nei panni di tutti, anche dei salottifici, se hanno appunto aumenti, loro aumentano il costo del divano, ma per pagare gli aumenti, cioè non riescono a dare l'aumento all'operaio, quindi mi auguro che il governo in questo intervenga, non con le 200 euro di luglio, ma che magari degli aiuti un po' più proprio su questa storia delle famiglie, e quindi significa che le famiglie che hanno bisogno di un chilo al giorno spendono 100 euro solo di pane al mese, e quindi poi all'anno e ritornerà come ai vecchi tempi, noi quando in famiglia lavoravamo 5 persone e davamo tutta una parte dello stipendio alla mamma. Potrebbero fare anche così, perché i giovani non pensano a queste cose,
Adesso è meglio se ritorniamo a quella, ai tempi antichi, può essere una soluzione. Quando vi sono arrivate le prime bollette, i primi aumenti, cosa avete pensato di fare? Pensavo, la prima cosa che abbiamo pensato è una bestemmia. La prima cosa, quindi, meglio che non la dico perché... No, faccia protetta dall'altro, non è necessario. Però, diciamo, siamo andati in confusione perché dobbiamo cercare di trovare la soluzione. Ma la compagnia di energia elettrica, per esempio, vi ha mandato un avviso, un messaggio, no, guardate che stiamo per aumentarvi il costo dell'energia elettrica? No, non esiste proprio. Cioè, voi avete aperto, avete sfogliato la bolletta? No, stiamo con i broker a trovare la compagnia che si paga un po' meno. Certo. Ma gli stessi rappresentanti delle materie prime, non è che vengono il mese prima a dirti, guarda che tra un mese aumenta l'olio? No. Adesso se male così. E adesso che fai, non compri più l'olio, non compri più le uova, non compri, cioè... questa settimana le uova 5 euro in più a cassa, lo zucchero nero 50, chi va a comprare adesso? Diciamo, che prima stava 75 centesimi, lo zucchero raddoppiato, sì. Ecco, è alla pasticceria, il settore pasticceria, come è un po' tutto a 360 gradi, non è... Abbiamo problemi tutte le aziende, non solo, non è il panificatore si amplifica perché il pane è un bene primario, ma è tutte le aziende, quindi il problema c'è per tutti, quindi è un paradosso, ma sono chiusi, si sono chiusi 3-4 panetterie ad Altamura, non è mai successo. Non è mai successo, che per chiudere le panetterie. Che non si può dire, tra l'altro, perché fino ad oggi il pane era. Non è il negozio di abbigliamento che uno può. Non era la gioielleria, insomma, che ha chiuso, è un settore che è principale. È normale, quindi è un segnale un po' critico. Quindi tre panifici di quelli che voi conoscete, che erano storici. No, però sono panetterie piccoline che lavoricchiano, chi lavoricchia non ce la fa. Io non voglio immaginare quanti bar, quanti che hanno bisogno comunque della corrente per stare aperti, senza che lavorino, consumo comunque corrente. Io non voglio immaginare per quanto costa l'utenza adesso. È meglio, speriamo che... Perché poi, dando anche del pane ai supermercati, mi confronto anche con loro. Cioè, stiamo tutti nella stessa. Quindi banca. Voi dite, come associazione, noi non sappiamo che soluzione trovare se non aumentare di qualcosa il può pane. Passare la qualità, ma nel caso mio e di Nicola e sicuramente degli associati, anche di non associati, perché noi che tutti. Certamente, cioè, se uno è abituato in un certo modo, i cittadini non ve lo chiedono. È anche l'altamurano che è abituato a un determinato pane, come no. Se ne accorge se tu gli abbassi la qualità, diciamo, quindi assolutamente no. A me sono quasi, gli altomurani sono... Bravo, è vero, siamo un po' sono esigenti. Sì, capiscono, cioè, la roba buona la capiscono. Ma voi pensate di avere commenti quando ci saranno questi aumenti? Quale sarà la reazione della gente? L'elemento... Cioè, ve lo dicono già oggi che il pane costa troppo? No, si sono abituati almeno ai nostri 3 euro. Però quando c'è stato il primo aumento 2 anni fa... No, l'anno scorso. No, a novembre. Eh sì, l'anno scorso. Abbiamo avuto tante, tante lamentele. Avete perso clienti, per esempio? All'inizio sì, fanno il giro, provano, però poi magari uno è abituato al pane di Nicola, uno è abituato, cioè, e poi comunque tornano, perché magari se ci ragionano, oppure quelli che ora dicono lo faccio in casa... parecchi ti rispondono, si rendono conto che non gli costa di più, la bolletta, che comunque non è che girare non costa niente, che fa la benzina, devi mettere la benzina, che non è che costa poco. Però quindi lo devono fare. Quindi ricordiamo ai telespettatori che stiamo parlando dell'aumento del necessario a questo punto, secondo quanto ci dicono necessità, loro. Necessità. Vabbè, i costi di energia elettrica e del gas, del metano sono in maniera scandalosa, sono aumentati, lo sappiamo tutti, le famiglie lo sanno, non c'è bisogno di dirlo, però certo è la cosa che mi fa rabbia, io mi chiedo sempre, ma è possibile che un governo appena appena sveglio non si sia accorto di quello che stavano facendo all'Italia, ai cittadini italiani, e non si potesse far nulla? Non potevano nazionalizzare l'energia elettrica e intervenire loro direttamente? Cioè, voi ci credete che non potevano fare nulla? No.
pazzi che potevano, però loro stanno benissimo, quindi figurati, se stanno a pensare al ceto medio. Certo, certo, non se stanno a pensare a Nicola, a Maddalena, ad Arturo, certo. E a voi che state a casa. Magari loro se lo aumentano lo stipendio, decidono loro se aumentano. Certo. E magari un povero carabiniere magari prende 1.500 euro, 1.600 euro in tutta Italia, che poi sta da dire che se a noi costa 3 euro... Il tenore di vita di qua non è quello di Milano, certo. Perché il pane nostro a Milano sta a 8 euro, cioè, però per costa, vivere là costa di più. E quindi poi devi prendere per forza, con causa, per forza 3.000 euro per vivere là, se no non puoi vivere. Quindi è sempre stato questo divario tra il nord e il sud. Vabbè, quindi, torniamo, quindi ci sarà un aumento a partire da lunedì. Sì. Ci tengo anche a precisare che rimaniamo quasi il costo più basso d'Italia. Perché a Lecce il pane è venduto a 8-9 euro, a Bari siamo sui 5-6 euro, quindi cioè, comunque rimaniamo bassi il e pane abbiamo più le stesse famoso spese. Del mondo. Ah, il pane è il prezzo più basso. Anzi, io con la presidente del pane del consorzio gli ho mandato un messaggio di cercare di valorizzare il nostro prodotto, perché non si può sentire, se vai a prendere la grana padano se lo fanno pagare. Mica. Cioè, ma perché noi, cioè, non so, magari poi facciamo pure delle figuracce, perché perché la vostra associazione, come dovessero nascere, sì, delle altre, se voglio dire, dirò la stessa cosa, la vostra associazione è importante, sì, perché servirà perlomeno servirà a stare insieme a raggiungere gli obiettivi, cioè. Sì, di certo, sì, non nasce per l'aumento del pane, cioè ci sono tantissimi obiettivi proprio per la comunità di Altamura, quindi, per arricchire la nostra città, perché noi ci teniamo alla nostra città. Voi siete nati, ma producete pane DOP? Al momento no. Io mi sto certificando, perché ci credo, perché comunque la DOP è più salutare del pane comune, che ha un disciplinare particolare. Sì. Poi, mai dire mai. Se non nascete, non produco col bollino, però sì, penso di produrlo qualità comunque DOP. Bene, diciamo, parlo del disciplinare. Se leggi il disciplinare del pane DOP, io rientro in tutto ciò che, diciamo, c'è scritto. Che è un pane. Devo consorziarmi sicuramente. Quindi questa associazione è un'anticamera del... non nasce in contrapposizione. No, diciamo, è come... un'associazione di maestri dell'arte bianca, diciamo. Forse ho sbagliato il nome. Anzi, vorrei che viaggiasse in parallelo. Perché con il comunque non è che c'è solo il consorzio, ma il pane. Noi facciamo il panzerot, facciamo, certo, i panini, certo, facciamo, certo, il pan di Spagna. Cioè, siamo maestri. Cioè, un'arte. Un'arte, no, che, che vogliamo anche trasmettere alle future generazioni. Certo. Perché uno degli obiettivi è formare una scuola, formare i ragazzi. L'istituto alberghiero di Altamura è strapieno. E lo so, ma sono pochi quelli che vogliono fare i panettieri comunque. No, non c'è perché la il lavoro notturno è pesante, non è ben retribuito, quindi di conseguenza un ragazzo preferisce allontanarsi o andarsene al nord a fare il panettiere e non rimanere nella nostra città. Ecco qual è anche lo scopo dell'associazione, far avvicinare i giovani. Voglio dire, ogni tanto bisogna guardarsi intorno, per esempio Matera continua a valorizzare il proprio pane, ci ha superati, e quindi voglio dire, non bisogna bisogna guardare, ma guardarsi attorno di tanto in tanto e dire che stiamo facendo noi, sono diventati più bravi di noi. Sì. Anche il pane di Matera. Ma per poco non, James Bond non mangiava pure il panino del pane di Matera. Cioè, Papa Matera. Un applauso ai materani, colleghi, cioè, materani. Perché voglio dire, anche noi dobbiamo essere, non voglio dire furbi, perché non si tratta di essere furbi, dobbiamo essere attenti a quelle che sono le nostre risorse, saperle valutare e andare avanti per una strada che sia agevole per tutti. Anzi, anche perché dobbiamo dare un futuro ai nostri figli. Cioè, passare la staffetta non è facile, noi abbiamo tutti i figli che ci seguono, certo, però gli vogliamo dare un futuro diverso, non che come quello. Avete fatto un calcolo, cioè se voi aumentaste la produzione riuscireste a sopperire a questi costi in più, cioè riuscireste a riproporre il pane a un prezzo più basso?
No, secondo me no, perché devi comunque poi aggiungere cioè altri dipendenti, quindi poi con l'aumento di E tasse e ora quanti siete contributi. lì da voi, nel vostro Da panificio? me ci sono due notturni e in più di giorno siamo quattro. Quindi diciamo 6 persone in tutto più o In meno. tutto, sì, Mezzo siamo una piccola realtà no, sicuramente, però. piccolo, 6 persone, caspita, avere Certo, 6 persone comunque ogni oggi 16 del mese non si con dorme, lo quindi. Stato che Che sta lavora per qua. farti chiudere, lo Stato, poi si è messa anche l'energia elettrica, le compagnie dell'energia elettrica, cioè, speriamo che non si svegliano, attenzione, speriamo che non si svegliano quelli delle compagnie telefoniche, perché se dovessero fare la stessa cosa anche loro nel mercato libero e fare cartello, che ne so, inventarsi un aumento anche per i telefonini, saremmo proprio, cioè, meglio cambiare Sì, in nazione. realtà Secondo me ci spero che stanno non si svelino le pensando. banche più che le compagnie telefoniche. Tra l'altro, le banche Spero. che sono sempre agevolate Infatti, per i speriamo. tassi di interesse che sono sempre in aumento, sappiamo che non stiamo vivendo in un momento facile per nessuno, siamo tutti messi a No, prova, tutte sì, è difficile le per tutti. attività. Sì, ho detto, non è solo per noi, è per tutti, non è Allora, per semplice. chiudere questo incontro, tra l'altro io vi inviterò altre volte a venire a parlare di queste cose perché dobbiamo far comprendere alla gente le decisioni che sarete costretti a prendere. Ma ecco, per esempio, verrete qui da noi, ecco, ve lo chiediamo, per dirci quando il pane diminuirà? Magari. Cioè, sì, veniamo, però Ci sarà cioè, per questa succedere. possibilità? Ma lo devi chiedere a noi, ai nostri Cioè, se fornitori. Cioè, l'energia elettrica dovesse io le diminuire, dico, io se dico le questo: materie se prime. le mani. Proprio un sogno, vabbè, facciamo finta che avviene tutto ciò, dobbiamo aumentare gli stipendi ai ragazzi. Che Quello è un passo da fare, non più riusciamo, che non si diminuire il riesce. prodotto. C'è da Quindi qualche l'altro passo, parte. se è vero che accade ciò, quella sarà la prima cosa che Preferiamo dare un spero. premio ovviamente ai Certo, perché anche ragazzi loro hanno le che bollette in più in lavorano. Io casa, già ho e io mi aumentato. sento male ogni giorno perché alla fine non gli puoi dare nessun tipo di aumento, che lo meritano. Va bene, allora, volete lanciare un messaggio, l'ultimo, prima di chiudere la trasmissione? Che messaggio, Che Nicola? Dio ci mandi buona, quello è il messaggio per tutti, tutte le attività. Teniamo duro perché speriamo, Speriamo per di il bene uscire di ben Altamura, presto ecco, per il bene di questa tutti, crisi, non è diciamo. Altamura solo, non è solo, è per tutti, un bocca al lupo a tutti perché A se chiunque riusciamo a abbia resistere. un'attività, qualsiasi tipo di attività, speriamo. Diciamo che io sono stato sempre ottimista, ma ultimamente sono un po' Eh confuso. sì, Non sono mai stato così confuso, non così pessimista. demoralizzato. Sì, cioè, proprio pure ho aperto un bar da poco, non mi va nemmeno di lanciarlo. Nemmeno perché se lavoro di più, se I adesso costi prendo, se aumentano. prendo 2.000 euro senza lavorare, ne avrò 5 pure al Di bar. costi, di costi. Sì, Non non è c'è più. quella mordente che. Perché qua è un fallimento impostato, cioè qua è un Sì, fallimento sì, sì. non per colpa nostra, per colpa degli altri. Sì, Cioè, e noi lavoriamo, ma chi lavoricchia chiude si sta sicuramente. delineando questa ipotesi che praticamente qualcuno voglia farci fallire l'intera nazione per poi venire a Non lo comprare le so. aziende italiane a 4 soldi. Sembra che questa sia Se una qualcuno ha delle pensato che è ipotesi stato studiato, sta cosa. studiata a tavolino. Spero di no, spero Va proprio di bene, no. allora grazie a Nicola Anselmo per essere stato qui, Grazie. presidente dell'Associazione Panificatori di Altamura, l'APA, con la quale dialogheremo in futuro, perché guardate, il problema è anche questo, che la gente ha necessità di capire le cose, di conoscere gli argomenti, no, non può andare da un giorno all'altro, diciamo, nel panificio e trovare un aumento senza Certo. capire il perché. Per Quindi, esempio, è scusa. apprezzabile questa cosa che voi siate venuti qui a dire, ecco, quello che sta per accadere. Per esempio, un'idea anche dell'associazione mia principalmente è dare dei riconoscimenti ai ragazzi che si distinguono, ma non nel campo nostro, qualsiasi campo,
pure economicamente, se possiamo. Va bene, grazie sarebbe... Nicola Anselmo, presidente della APA, Associazione Panificatori di Altamura, e grazie alla grazie. Consigliera Maddalena Pignatelli, che è stata qui con noi, rappresentanza ovviamente di un altro panificio del settore, quindi di Altamura. Beh, allora, che dirvi? Speriamo bene che ci si possa incontrare nel più breve tempo possibile per parlarvi di una diminuzione sul prezzo del pane, di focacce, cornetti, di quali io non posso fare a meno, lo devo ammettere. Ho questo difetto, ragazzi, non ci posso fare nulla, spero che dal mezzo busto non si capisca, ma in realtà è così, non ne posso fare a meno e ricevo anche dei rimproveri, non vi dico. Vabbè, allora, grazie a tutti, a risentirci a domani, buon proseguimento con le trasmissioni di Canale 2.